Le due posizioni fondamentali nel decubito prono, rispettando ovviamente sempre tutti gli allineamenti fisiologici, sono il plank, quindi con l'appoggio sugli avambracci, o il bench, con l'appoggio sulle mani. Tutti gli esercizi che vedremo con relative variazioni potranno essere eseguiti sia dalla posizione del plank che dalla posizione del bench. Dalla posizione del plank position esaminiamo prima l'inverse crunch. Dalla posizione del bench, lo swimming crunch. Quindi swingo le gambe verso la spalla, ritornando poi nella posizione centrale. Dalla posizione del plank, hip abduction. Stabilizzo il core in posizione neutra. Da qua, swimming frog. Dalla posizione del bench, a position o piramide. Aggiungo l'esercizio del pendolo, spostamento controllato di entrambi gli arti inferiori. Dynamic plank, quindi passaggio da plank a bench. Altro esercizio della posizione sempre prona, climber.